Siamo a raccontare un dramma, veramente un dramma. Qui ci sono i parenti, i familiari delle persone decedute nell'ospedale di Pescara e stanno raccontando un grave dramma che dopo il decesso sono scomparsi, spariti gli effetti personali di questi loro cari. Quindi loro non hanno ritrovato più alcuni cellulari, catenine d'oro, collane, fedi, nunziali e quant'altro. Potete immaginare al danno la beffa. Loro in quel periodo non potevano entrare a trovare i loro cari perché periodo di pandemia, di Covid. Naturalmente trattasi di malati, pazienti di ogni tipo di patologia, non stiamo parlando del Covid, anche altre patologie. Il problema è questo, che io faccio un appello forte anche a nome loro, dando voce a questi cittadini, al Presidente della Regione, all'Assessore Regionale alla Sanità, di avviare immediatamente un'indagine conoscitiva interna per vedere che cosa è successo. Loro hanno già denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, ma non possiamo delegare solo ed esclusivamente l'autorità giudiziaria alla ricerca della verità. Bisogna fare un'indagine interna perché queste cose non possono accadere, non devono accadere. Poi chiedo, con un appello accorato, sempre all'assessore regionale alla sanità Verì, di ricevere questi cittadini, di guardarli negli occhi, dare una parola di conforto, di capire che cosa è successo. Si potrebbe pensare anche a un equo indennizzo e risarcimento per quello che hanno subito. Ecco, mi auguro che a breve verremo chiamati, loro principalmente, io li accompagnerò, sarò sempre al loro fianco perché non possiamo lasciare soli cittadini che hanno perso i propri cari e che hanno subito anche questo grandissimo atto atroce di violenza nei loro confronti.